Il gesto tecnico che prendiamo in considerazione è la conduzione. Qui vediamo un'immagine di Theroux, giocatore della prima squadra del Chievo Verona, in una conduzione anche abbastanza difficoltosa, nel senso che presuppone anche un dribbling. È abbastanza chiuso lo specchio della porta, quindi c'è un rallentamento per cercare un varco, un dribbling e una conclusione in porta poi nel momento in cui trova lo spiraglio per effettuare quest'altra situazione di gioco. Qui invece abbiamo una situazione di conduzione attraverso due giocatori avversari che stanno portando la marcatura. Quindi il giocatore si infila con un tocco d'esterno destro all'interno e poi con un tocco di interno destro si porta verso il centro della palla per il tiro in porta. È una situazione che presuppone una grande sensibilità e una grande facilità nel controllo della palla, che poi si esprime in un calcio errato in questo caso. In questo caso la cosa più importante è la velocità, perché ci troviamo in una situazione di ribaltamento da una situazione difensiva a una situazione offensiva, quindi determinante il controllo dell'attaccante senza arrestare la palla, ma con uno stop a seguire, venendo incontro alla palla e facendola sfilare, e poi per mantenere la massima velocità e sprigionarla, una conduzione col piede forte del giocatore, piede destro, esterno del piede, e la ricerca della soluzione su un compagno in smarcamento. Qui abbiamo una conduzione che si sviluppa per linee orizzontali, diciamo che è abbastanza strana da vedere, ma nel senso con uno stile un po' anche sembra in equilibrio precario, o Moscardelli col suo piede preferito che è il sinistro si accentra, una finta con un dribbling e poi quasi inaspettatamente, visto che ha fatto tutto col sinistro, calcia da una distanza anche abbastanza ragguardevole col destro. Sempre Moscardelli, che praticamente parte dalla stessa posizione della situazione precedente, solo che aiutato dallo smarcamento del compagno che va in sovrapposizione e gli porta via la marcatura, trova un varco e quindi invece di sviluppare la conduzione per linee orizzontali punta decisamente verso il porta, che in questo caso si trasforma in un tiro molto efficace che sta per sorprendere il portiere. Sempre valutando gradi di difficoltà maggiori, vediamo lo svilupparsi di questa azione con due tocchi quasi di prima, cioè con uno o due tocchi, uno di prima, e poi il movimento di Pelissier e la conduzione di Pelissier in anticipo sul marcatore, con due tocchi col sinistro, quindi addirittura in anticipo con la punta, la porta avanti con l'esterno del sinistro, per poi calciare col collo del destro ad incrociare.